Siamo ormai nell'imminenza della settima corsa, condizionata per discreti 3 anni, no vincitori di 14.000 in carriera. Intanto ricordiamo ancora, per chi non l'avesse vista, l'ottima prova di Zakon Joe, nell'ordine dell'1,56 e linee, con l'ultimo chilometro veramente notevole, poco più di 1,10. Quindi condizione al top per il figlio di Ruti Griffi. Ora parliamo di questa settima corsa. Si avviano in 8 dietro l'autostart, 1 Biagio 3B, Marco Stefani, 2 Bacigalupo Font, Andrea Farolfi, 3 Baghira Gara, Roberto Vecchione, 4 Bea Spritz, Francesco Pettinari, 5 Bellamente, Tommaso Gambino, 6 Blue Sky Pax, Alessandro Gocciadoro. In seconda fila 7 Batik delle Badie, Roberto Andreghetti, 8 Big John Peace, Maurizio Cheli. L'errore di Batik delle Badie. Stacco della macchina, veloce, Bea Spritz su Blue Sky Pax che è partito forte lungo la corda, cerca di riavvicinarsi Biagio 3B. Numero 7 delle Alla fine Badie Biagio 3B riesce a squalificato. inserirsi lungo la corda e finisce con lo sbagliare Blue Sky Pax sulla curva. In Numero terza 6 Blue posizione Sky Pax Big John Peace, partito squalificato. bene dalla seconda fila davanti a Baghira Gar, 14-6. La prima frazione e Marco Stefani va a chiedere strada con Biagio 3B e passa il comando davanti a Bea Spritz, poi Big John Pista a precedere Baghira Gar, poi vediamo a largo Bacigalupo Font, 400 in 30 secco, 15-4 la retta di là, ora in vantaggio Marco Stefani per il figlio di Oropuro Bar, allievo di Enrico Bellei, che arriva ai 600 in 46 appena scarsi. Passaggio davanti alle tribune, in vantaggio Biagio 3B davanti a Bea Numero Spritz. 2 Bacigalupo Terzo alla Font corda, Big John Pista a squalificato. precedere Baghira Gar, poi Bellamente. 15 e mezzo qui davanti alle tribune, viene fuori un primo giro in 1-1-4, sempre in vantaggio Biagio 3B, si è formato ora una fila indiana. Interrotta da Baghira Gar che corora Roberto Vecchione sposta all'esterno. Intanto arriviamo al chilometro in 1,17,2, retta di là, sempre Biagio 3B in vantaggio su Bea Spritz che sposta a sua volta al largo e torna aggressiva sul battistrada che però allunga, frazione notevole di là in 14,4. Retta di ultima curva con Biagio 3B che ha respinto il primo attacco portatogli da Bea Spritz, cerca di guadagnare lungo la corda Big John Peace, poi ancora Baghira Gar, ma Biagio 3B mette ancora una frazione importante, ultima curva passata in 14,4, retta d'arrivo Biagio 3B è nettamente in vantaggio con Marco Stefani. Biagio 3B viene a vincere davvero molto bene la lotta per il secondo posto, vede prevalere Bea Spritz su Bellamente che all'interno sbuca terza, addirittura 28,6 a chiudere, 14,2 la retta d'arrivo, 1,14,8 la media al chilometro, così Marco Stefani può festeggiare il compleanno con un bel doppio con questo allievo di Enrico Bellei, Biagio 3B, davvero elegante l'azione di questo figlio di Oropuro Bar che viene a vincere molto bene alla settima di Bologna.